La regione risponde all'operazione Archimede della Procura di Paola, mettendo in campo 165 milioni, effettuati interventi già in 120 comuni e altri 200 sono stati programmati. Il direttore generale dell'ARPA Caldomenico Pappaterra interviene sull'operazione che ha coinvolto un funzionario dell'ARPACAL. È uno schiaffo per noi, ma difendo l'operato delle tante professionalità che lavorano onestamente. Green Pass obbligatorio da lunedì per viaggi, spettacoli e sport, ma niente zona gialla fino a tutta l'estate. Regioni d'accordo, domani il governo decide. Il rientro dalle vacanze fa aumentare il numero dei contagi, ma è difficile tracciarli perché i più sfuggono al test del tampone. I carabinieri hanno scoperto un bunker all'interno di un'abitazione a Taurianova. Il proprietario dell'immobile è stato denunciato. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo della depurazione perché il giorno dopo l'operazione dei carabinieri nell'Alto Tirreno Cosentino è stata indetta una conferenza stampa dall'assessore De Caprio che ha affrontato proprio il tema e chiesto al governo di aiutare l'ARPACAL. Abbiamo sbloccato situazioni che erano ferme da anni e affrontato l'emergenza con i sindaci e i dipartimenti ambiente della Regione Calabria. Non siamo stati immobili sul fronte della depurazione, così l'assessore De Caprio in conferenza stampa snocciola i numeri e i risultati raggiunti. Abbiamo affrontato e preparato 125 interventi su 120 comuni. Li abbiamo finanziati, abbiamo trovato 65 milioni di euro già approvati come anticipo sul fondo di coesione e sviluppo. La Giunta su questo anticipo ha destinato 65 milioni di euro per queste progettazioni. Sono progettazioni fatte dai territori, non imposte dalle autorità. Non ci siamo rivolti alle autorità diverse da quelle dei rappresentanti dei cittadini. Mi sembra un percorso quindi pragmatico. Sono quasi tutti interventi da 500-600 mila euro che saranno realizzati in un anno, quindi già per l'estate prossima abbiamo 125 interventi chiari. Siamo intervenuti anche su aree che erano sprovviste completamente di depurazione, come Cutro per esempio, come Carolei per esempio, come San Vincenzo la Costa per esempio, e quindi abbiamo affrontato i problemi. Il metodo di lavoro, dice, è quello dell'intervento sistematico e della programmazione. In cantiere ci sono altri 200 interventi per 100 milioni di euro, risorse disponibili dal Fondo di Coesione e Sviluppo. Infine l'annuncio della convenzione con l'Università della Calabria, 10 esperti che sosterranno i comuni nella complessa problematica della depurazione. C'è una nota del sindaco di San Nicola Arcella, Barbara Mele, che ha affidato proprio la difesa ad alcuni avvocati, ha diffuso una breve nota nella quale spiega: sono serena, consapevole di riuscire a dimostrare la liceità e limpidezza delle mie condotte, tese, come sanno in tanti che mi conoscono, esclusivamente al bene comune. Poi riferimento proprio all'inchiesta giudiziaria di cui si è avuto notizia ieri riguardante il settore della depurazione nell'Alto Tirreno Cosentino. Vogliamo precisare, fa sapere il vice sindaco Giuseppe Pascale di Diamante, che dalle indagini non emerge alcuna contestazione di presunte irregolarità riguardanti i depuratori del comune di Diamante. E a proposito dell'inchiesta torna anche il direttore generale dell'ARPA, Caldomenico Pappaterra, interviene su questa operazione di ieri che ha coinvolto un funzionario dell'agenzia. È uno schiaffo per noi, ma difendo l'operato delle tante professionalità che lavorano onestamente. Dopo l'inchiesta di ieri denominata Archimede sulla depurazione in Calabria, che vede coinvolto un tecnico dell'ARPACAL, interviene il direttore generale dell'Agenzia regionale della protezione ambientale Domenico Pappaterra, che dice quanto accaduto non può intaccare l'affidabilità e la professionalità di chi lavora con noi. È ovvio che io ho il diritto dovere di difendere l'operato di quasi 300 persone, dirigenti,
chimici, fisici, biologi, ingegneri, tecnici che tutti i giorni lavorano e si adoperano per il controllo di tutte le matrici ambientali, non solo l'acqua ma più in generale, e noi siamo e operiamo quasi costantemente al fianco delle procure e di tutte le forze di contrasto della Calabria, i NOE, la Guardia di Finanza, le Capitanerie di Porto, e il nostro lavoro è soprattutto a questo livello molto apprezzato. Ecco perché quella di ieri noi la consideriamo e lo consideriamo un incidente di percorso. Mi auguro che chi è stato coinvolto possa anche eventualmente chiarire ulteriormente la sua posizione, però oggi ci tenevo soprattutto a dire questo, che l'ARPAC è un ente strumentale della Regione, inserito nel Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, e svolge con altissimo rigore la sua attività. Per quanto riguarda invece la balneazione e le criticità che riaffiorano ogni estate, sentite cosa dice Papa Terra. Dal Mar Ionio fino ad oggi non c'è stata nessuna segnalazione di inefficienze o di mare sporco o altro. Le criticità che sono ataviche, che sono storiche, riguardano alcuni tratti del Mar Tirreno, l'Alto Tirreno in particolare, la striscia da Nicotera a Lamezia Terme. I nostri tecnici sono stati a Nicotera, hanno fatto, il mio direttore scientifico con i nostri tecnici hanno fatto un prelievo mirato a Nicotera, il prelievo è stato esaminato in laboratorio e il dato che è venuto fuori che sono delle emergenze algali. Lì era il caso di Nicotera, ma mai che l'ARPACAL, come dire, ha dichiarato che tutte quelle strisce giallastre che si vedono in alcune ore della giornata sono riconducibili esclusivamente a fioriture algali, tutt'altro. Sulla costa tirrenica è del tutto evidente che alcune criticità non riguardano mucillaggini ma sono riconducibili ad altri valori. Noi, dove siamo intervenuti con i nostri controlli, abbiamo anche chiesto ai sindaci di inibire la balneazione nei tratti dove i valori non sono assolutamente conforme. Questo è successo a Praia, ultimamente è successo in tante altre parti. Poi è del tutto evidente, ripeto, che le responsabilità afferiscono alle autorità locali. Parliamo invece adesso di coronavirus, perché è attesa per l'introduzione dell'obbligo di presentazione del Green Pass per avere accesso a ristoranti, bar, cinema e altre attività che prevedono appunto gli assembramenti. La misura piace ai vaccinati, però preoccupa alcuni ristoratori ed esercenti, contrari naturalmente i non vaccinati che subiranno drastiche limitazioni. Eccolo il Green Pass, il lascia passare che tra un po' potrebbe diventare indispensabile per cenare al chiuso in un ristorante, consumare un caffè al bancone, andare al cinema, allo stadio o viaggiare in treno o in bus. I presidenti di regione sono tutti d'accordo, la certificazione verde, inizialmente concessa anche a chi ha effettuato una prima dose, dovrà essere obbligatoria. In Italia quasi il 60% della popolazione ha ricevuto la prima dose, il 48% è completamente immunizzato. In Calabria invece 1.800.000 le dosi somministrate, 800.000 persone sono state già vaccinate. Il nuovo corso genera qualche perplessità tra i ristoratori, anche quelli favorevoli alla misura. Ci sono i pro e i contro, perché comunque da un lato si sa chi è vaccinato e chi no, dall'altro ci dovrebbe essere una persona apposta a controllare il Green Pass. Considerando che noi nella nostra attività siamo io e mio marito è lo chef e io sto in sala, nel momento in cui c'è gente all'esterno e magari ne arriva altra che vuole cenare all'interno, pranzare, insomma io devo stare lì a controllare il Green Pass, quindi si perde ulterior tempo. Dovrebbero creare inventare un lettore da mettere all'ingresso del ristorante, che comunque è già come se ci fosse un semaforo rosso e verde, chi è vaccinato e chi no. Siamo in una situazione, diciamo, un po' instabile, perché al momento sembra che i contagi sono quasi spariti, però è meglio prevenire con questo pass per evitare una nuova chiusura di tutti quanti. La popolazione in questo momento è divisa a metà, da una parte i vaccinati favorevoli al Green Pass. Secondo me è una cosa giusta nei confronti di chi si è vaccinato, soprattutto perché ci sono persone che non si vogliono vaccinare, non perché non possono, ma perché non vogliono, mentre noi che siamo vaccinati è giusto così, secondo me. Noi abbiamo deciso di vaccinarci, quindi perché mi sembra giusto nei confronti di chi ha preso questa responsabilità di poter avere più libertà da questo punto di vista. Se sei vaccinato comunque hai meno probabilità di prendere il virus e di conseguenza meno probabilità di, come dire, trasmetterlo, mentre se tipo
non sei vaccinato, c'è molta più probabilità. Dall'altra, i non vaccinati, che invece vivono la misura come una limitazione della propria libertà. Sono contrario al Green Pass, sono rispetto a chi si vaccina e chi non si vaccina, però il Green Pass mi sembra una limitazione alle persone. Mi sembra più un'imposizione che un qualcosa che serve per poter circolare normalmente. E a proposito di contagi, il rientro dalle vacanze, soprattutto all'estero, fa aumentare il numero dei positivi in Calabria, ma è difficile tracciarli perché i più sfuggono al test del tampone. Oggi in Calabria risale la curva, ma per fortuna non si registra nessuna vittima. Tornano a crescere i contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore si è passati dai 33 di ieri ai 71 di oggi, con 2.074 tamponi eseguiti. I positivi si registrano in special modo fra i giovani, tra coloro i quali tornano dai viaggi all'estero. Per i giovani provenienti dalla Spagna, Portogallo, Malta, anche dalla Lituania ne abbiamo avuti, c'è un aumento del contagio, c'è una diffusione del contagio più significativa, questo noi lo percepiamo attraverso la fila di tamponi che c'è davanti al drive-in di via degli Stadi a Cosenza, per esempio, ma soprattutto per il fatto che nell'ultima settimana stanno aumentando sia i ricoveri ordinari che i ricoveri in terapia intensiva. Negli ultimi 4 giorni 3 ricoveri in terapia intensiva in più. I posti Covid all'ospedale di Rossano sono tutti occupati e tutti sono non vaccinati. Questo è il dato più significativo e questo ci deve far riflettere sulla necessità di andarsi a vaccinare, perché l'età media dei soggetti ricoverati è di 65-70 anni, quindi si è abbassata, gente con comorbilità chiaramente, ma c'è gente che è praticamente non vaccinata. Addirittura i 3 decessi che si sono avuti nell'ultima settimana sono tra non vaccinati. È difficile effettuare il tracciamento perché in molti sfuggono al test del tampone. In parte questo è vero, c'è anche un altro aumento significativo delle richieste di tampone, però, perché c'è un aumento del 250% delle telefonate che arrivano alla COT, per gente che vuole informarsi, che vuole sapere come si fa il tampone, così via. Tenete conto che sappiamo che c'è da parte del Dipartimento di Prevenzione di Cosenza un'attenzione molto importante sui contagi di alcuni comuni, che sono aumentati in maniera vertiginosa a seguito di manifestazioni tipo matrimoni, battesimi, feste di laurea, così via, e siamo stati costretti a dichiarare zona rossa la città di Terranova di Sibari. Stiamo monitorando altri paesi, altre comunità, devo dire con grande collaborazione da parte dei sindaci, che ci hanno chiesto anche giorni in cui si possono vaccinare con il Dipartimento di Prevenzione, che si può recare direttamente nei municipi con le forze armate, perché c'è questa continua collaborazione ormai con le forze armate, per cui i comuni che ne fanno richiesta hanno la possibilità di avere la somministrazione dei vaccini proprio nei comuni stessi. Parliamo invece adesso di cronaca, perché i carabinieri hanno scoperto un bunker all'interno di un'abitazione a Taurianova. Il proprietario dell'immobile è stato denunciato.
È bastato spostare il letto ai carabinieri per scoprire un vero e proprio bunker all'interno dell'abitazione privata di un 46enne di Taurianova. Al locale si accedeva attraverso una botola scomparsa, ben nascosta e rivestita da piastrelle uguali al pavimento della camera. I carabinieri della compagnia di Taurianova, insieme a quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia, hanno verificato come la botola veniva azionata in discesa e in salita attraverso un sofisticato meccanismo idraulico con comando elettrico controllato da un pulsante. Il bunker, in cemento armato, circa 3 metri per 3 metri le dimensioni, dotato di luce elettrica e impianto di aereazione. Una struttura pensata, secondo gli investigatori, per nascondere armi, stupefacenti e anche latitanti, visto che il locale è stato costruito per permettere lunghe permanenze. Le indagini proseguono per accertare se il bunker possa essere stato utilizzato in passato anche da esponenti dell'Ndrangheta per sfuggire alla cattura. Il proprietario della casa, denunciato per abusivismo edilizio, e il locale è stato sequestrato. Adesso ci spostiamo a Cosenza perché l'associazione culturale Xenia ha promosso un interessante incontro sul tema del sistema carceri tra diritti e rieducazione, al quale hanno partecipato alcuni noti avvocati cosentini. Sistema carceri tra diritti e rieducazione. Il tema è vasto e certamente di attualità alla luce dei recenti fatti di cronaca poco edificanti accaduti nelle nostre carceri. A promuovere la discussione è stata l'associazione culturale Xenia. Vogliamo far capire appunto quale è il bilanciamento tra la pena data a una persona, a un detenuto, a un condannato, ai cosiddetti individui ristretti, a un bilanciamento anche con la funzione rieducativa della pena. Il dibattito ha coinvolto gli avvocati Nicola Rendace e Vincenzo Belvedere, insieme al presidente della Camera Penale Fausto Gullo di Cosenza, Pietro Perugini. Questa realtà del carcere non va considerata come una realtà isolata, degradata, al di fuori di quella che è la realtà sociale. Deve esistere una integrazione, proprio perché conoscere questo fenomeno significa poterlo recuperare, poter far partecipare l'intera società al dibattito sul carcere. Tra l'altro oggi è di estrema attualità in considerazione dei recenti episodi di violenza che alcuni istituti carcerari sono stati denunziati. È stato confermato dallo stesso Presidente del Consiglio Draghi e dalla Ministra della Grazia e Giustizia che nelle carceri bisogna operare esclusivamente per raggiungere il fine costituzionale della rieducazione della pena, della risocializzazione. Inevitabile toccare una tematica come quella della riforma della giustizia. Avere una giustizia efficiente in un sistema moderno, in un sistema globalizzato, significa anche garantire la certezza dei diritti, e la certezza dei diritti per gli investitori, per la coesione sociale, sicuramente di estrema importanza. A Reggio adesso, dove si sogna il Museo del Mare, amministratori ed esperti a confronto sulla realizzazione del progetto, l'opera immaginata come volano di cultura ed economico della città. Si fa sul serio il progetto del Museo del Mare a Reggio Calabria, prende forma. Si è chiusa oggi la 3 giorni a Palazzo San Giorgio per la messa a punto dell'iter che porterà alla realizzazione dell'opera. Questo non è semplicemente il Museo del Mare, il centro delle culture del Mediterraneo. In qualche modo è la restituzione alla storia di tutto quello che noi abbiamo avuto nel corso di secoli di contaminazione culturale delle diverse religioni, tradizioni, usi e costumi che fin dalla fondazione di questa città, di quest'area metropolitana, si sono in qualche modo integrate perfettamente poi nel tessuto urbano. Un incontro che si era aperto con l'annuncio da parte del sindaco Falco Matà del via libera all'erogazione delle risorse da parte del Ministero. Il Centro delle Culture del Mediterraneo vuole non soltanto dare lustro, dignità e memoria alla nostra storia, ma soprattutto rappresentare lo sviluppo futuro del nostro territorio, come è avvenuto peraltro anche in altre grandi città europee. Penso a Bilbao, con la realizzazione del Guggenheim, poi ha fatto sì che si creasse tutto intorno un indotto di
nuove infrastrutture, nuovi investimenti, che ha trasformato una città di cantieri navali in una città che ha fatto del turismo, della cultura, dello sviluppo sociale un elemento di grandissimo attrattore. Obiettivo: costruire non solo l'infrastruttura, ma anche l'anima e l'identità del Museo del Mare. Parliamo invece adesso ancora di Covid, perché c'è al via una serie di cartoni animati proprio per spiegare la pandemia ai più piccoli. Cric, Memo, Scudo, Alma e Luce sono i D5, hanno come missione insegnare cos'è il Covid-19 e la differenza con gli altri virus. Eppure è della nostra stessa famiglia, ma noi che siamo il virus del raffreddore non siamo più una minaccia. Eccolo, sta per arrivare. Reggimi il gioco. Ehi, vecchietti, che ci fate qui? Questo è il mio posto adesso, è il mio momento. Non c'è più spazio per voi. Ehi, giovanotto, sarai tu a sparire. Noi siamo qui per vedere un cartone e non sei il benvenuto. Sparisci! Sante proteine! In giro alla destra! Adesso mettiamoci comodi, che sta per iniziare il cartone dei D5. Il Covid è spiegato ai bambini scegliendo il mezzo più diretto, e cioè un cartone animato. 5 supereroi sono i protagonisti della serie animata in 5 puntate e di un opuscolo a fumetti divertente ed educativo promosso dall'associazione Pancrazio e che vede il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana e con il materiale informativo realizzato grazie al supporto scientifico del professor Massimo Andreoni, direttore della Società Italiana di Malattie Infettive e virologo del Policlinico di Tor Vergata. La serie, trasmessa su Dea Junior, è stata realizzata con il supporto di attori e doppiatori famosi come Luca Ward e Giorgio Tirabassi. Per poi tranquillizzarli basterà dire la verità, cioè che presto tutto tornerà come prima. Parliamo invece adesso del Magna Grecia Film Festival, perché l'attrice e modella Greta Ferro sarà la madrina e Pappi Corsicato è disegnato come presidente di giuria. Sono solo alcuni nomi del Magna Grecia Film Festival presentato a Catanzaro. Dal 31 luglio al 7 agosto torna il Magna Grecia Film Festival, che tra l'area porto del quartiere Lido di Catanzaro e il chiostro di San Giovanni nel cuore del centro storico cittadino animerà l'estate catanzarese, la 18ª edizione presentata a Palazzo dei Nobili. È un'edizione in sicurezza anche quest'anno del Magna Grecia Film Festival, che siamo lieti di ospitare nella solita location splendida del porto, con tutte le difficoltà del caso. Abbiamo anche dovuto dire dei no, perché purtroppo l'amministrazione comunale ha ritenuto di contingentare gli eventi, e perché ci vuole una grande organizzazione per rispettare le misure Covid, diminuire il più possibile appunto le manifestazioni che non potevano essere controllate in termini di partecipazione, ma abbiamo voluto comunque dare un segnale. Quindi quelli che sono cosiddetti eventi, grandi eventi storicizzati, abbiamo deciso di metterli in campo. Tante volte dire di no a degli eventi più piccoli è stato più difficile, ma riteniamo di anteporre la sicurezza dei cittadini, perché laddove c'è stato un atteggiamento scellerato degli enti locali da questo punto di vista, i contagi sono tornati a risalire. Al concorso tradizionale si affiancano quest'anno nuove sezioni per festeggiare la maggiore età del concorso, che porta in Calabria grandi nomi del cinema nazionale e internazionale. Ci sono più giurie, ci sono più sezioni. È un festival che è diventato nel corso degli anni internazionale. Ci sono delle partnership importantissime che proiettano il festival 5.0, una parte con Entopan e Web Genesis, spiegherò in conferenza stampa cosa vuol dire. Ci sono tanti grandi ospiti, grandissimi, dei miti che avremo a Catanzaro, da John Savage a Peter Greenaway, che sono per me due maestri e due miti veri. E poi tanti attori, tanti maestri del cinema italiano, da Marco Risi a Pappi Corsicato.
Era solo un trasferimento, ma è diventato anche un momento di incontro, la presentazione ufficiale della nuova filiale di Torano della BCC Mediocrati. Da Mongrassano a Torano, in realtà lo spostamento è solo di poche centinaia di metri, ma la nuova filiale della BCC Mediocrati, vicinissima allo svincolo autostradale, adesso ha locali più ampi e moderni. Alla presentazione ufficiale non hanno voluto mancare molti soci e clienti. Abbiamo trasferito la filiale da Mongrassano a pochi centinaia di metri da qua perché abbiamo preferito un posto più strategico per la sinistra Crati, che è lo scalo di Torano, la location giusta per accogliere le numerose imprese che ci sono su quest'area della Valle del Crati. Nel solco dei valori tramandati dal fondatore Don Carlo De Cardona, questa filiale della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati vuole essere volano di sviluppo per questa popolosa e attiva area del Cosentino. La location è migliore perché siamo in un punto di passaggio, i locali sono più ampi, sono moderni. Abbiamo rinnovato quella che era la filiale di Mongrassano perché gli spazi non ci consentivano una crescita come il territorio invece lo richiedeva, e quindi qui a Torano pensiamo di servire una popolazione maggiore. Spirito proprio cooperativistico, vogliamo essere vicino sia alle famiglie che alle imprese. E adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Partenza sopra la parità a Wall Street. La nuova ondata dei contagi dovuta alla variante Delta e l'introduzione di nuove restrizioni per arginare le infezioni hanno acceso il nervosismo degli investitori, alimentando un clima di avversione al rischio che ha portato al sell-off di lunedì. Dall'altro lato però il sentiment dei mercati continua ad essere sostenuto dalle politiche accomodanti delle banche centrali, dall'espansione economica ancora in essere e dalla robusta crescita dei risultati corporate. Dopo pochi minuti di scambi, il Dow Jones guadagna lo 0,5%, lo S&P 500 lo 0,3% e il Nasdaq lo 0,2%. Sul Forex il cambio euro-dollaro viaggia a 1,176 e il dollaro yen è in rialzo a 110,3. Recuperano terreno le quotazioni del greggio con il Brent più 2,1 a 70,8 dollari e il WTI più 2,2 a 68,7 dollari. Sull'obbligazionario il rendimento del decennale americano risale all'1,27%, mentre quello del biennale si mantiene allo 0,2%. Tornando a Wall Street, in avvio Netflix cede l'1,3% dopo aver riportato ieri a mercati chiusi risultati inferiori alle attese. Ben intonate dopo aver pubblicato i conti prima dell'apertura, Coca-Cola più 1,9, Johnson & Johnson più 0,7 e Verizon più 1,7. Grazie, al prossimo aggiornamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo. L'alta pressione ritorna a dominare su buona parte dell'Europa, coinvolgendo, seppur non pienamente, per il momento anche la Calabria, dove continueranno a defluire correnti un po' più fresche da nord, che però provocheranno solo pochi ed isolati fenomeni instabili, in un contesto di temperature che andranno gradualmente aumentando. Domani ancora nubi sparse, innocue sui litorali tirrenici, vibonesi e reggini. Nel pomeriggio si formerà nuvolosità sulle aree interne tra Pollino, il Cosentino interno e la Sila, con possibilità che possa verificarsi qualche isolato, breve o poco significativo piovasco, più probabile nelle aree montuose indicate. Temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani il basso Tirreno, quasi tutto lo Ionio, si presenteranno mossi, mentre gli altri mari tra poco mossi e mossi. Ancora venti da nord, moderati su buona parte dello Ionio, mentre sul Tirreno la ventilazione sarà di direzione variabile, ma in prevalenza dai quadranti occidentali, deboli con locali rinforzi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.